parte fino... Siamo a Pordenone, con noi al tavolo di un bar, mentre prendiamo il caffè c'è Vitaliano Trevisan, che saluto e ringrazio della sua presenza qui con noi. A Pordenone, qui per parlare di Nord-Est, è uscito qualche tempo fa Tristissimi Giardini per la collana Contromano di La Terza. Oggi ne parlerai con altri autori, chiacchierando di Nord-Est e di altro, le altre cose che ruotano intorno a questa fettona d'Italia. La prima cosa che ti voglio chiedere riguarda il titolo, Tristissimi Giardini. Mi sembra ricalcare un po' i tristi tropici di Foucault, è così? In realtà viene da Simona Vinci, anzi è una variante, perché siccome lei ha scritto un libro in cui c'entro molto, che è Stanza 411, e siccome è venuta a trovarmi, cioè non a trovare me in realtà, a trovare mia madre, che all'epoca non abitavo lì, siccome in questo libro il giardino di mia madre, che ora è mio, lei lo definisce di tristezza devastante, a me è venuto... Ed è realmente così? Ah, secondo me, come scrivo lì, i giardini, cosa vuoi, non sono né tristi né allegri. Sono solo dei giardini. Però dicono molto sullo spirito, sull'essenza di chi li cura o non li cura, insomma. Il libro inizia con una frase, con un passo anzi, di Isaia, che leggo per noi, direi, no? Esatto. E guai a voi che aggiungete case a case, poderi a poderi, fino a che c'è spazio. Vi starete voi soltanto sulla terra? Ecco. Perché... tra l'altro è interessante, ti rimando al passo intero. Il passo intero, perché poi dice in realtà molte case saranno deserte, eccetera, e finisce in un modo straordinario. Che... perché Isaia poi chiede, no? Chiede a Dio di mandare lui a portare le sue parole, eccetera, e poi alla fine Dio gli dice cosa deve dire a questi che costruiscono case. Quindi, e poderi, aspetta perché la fine è interessante, e lui gli dice fino a quando, Signore? E il Signore gli risponde finché tutte le case saranno disabitate, i terreni completamente deserti, finché non diventeranno nuovi pascoli per le nuove greggi e vi abiteranno gli stranieri. È perfetto, è una sintesi perfetta. Direi che è proprio... Ma la Bibbia è un grande libro, non a caso. È vero. E un grande autore anche. Direi proprio di senso, i profeti ci vedono bene. Ma effettivamente è significativo mettere una frase come questa, un passo come questo, per iniziare una decodifica di un territorio come il Nord-Est, che sembra proprio una accumulazione di averi, il famoso treno d'Italia. Sai, siamo anche a un festival, no? Sì. I festival, hanno un grande successo, la ventina d'anni, giusto? Sì. La domanda è perché? Perché hanno la logica della congestione, che è la stessa logica che applichiamo al territorio, ok? Quindi di accumulare... tempo, spazio diventa la stessa cosa, giusto? Tu hai uno spazio, un'area, se vuoi chiamarla un'area di tempo, che sono quanto dura il festival? Una settimana? Dura 5 giorni. 5 giorni. In questa area spazio temporale crei una congestione. La congestione, capito? Crea offerta, cioè forma la domanda, capito? Non risponde a una domanda già in essere, ma la crea, giusto? E questa direi che è la logica del supermercato. Con questo non voglio dire che sono contro i festival, perché sono qua. Allontaniamo ogni possibile. No, non è una critica, è una lettura. Ed è anche il motivo per cui i festival, che peraltro credo siano in crisi, perché dopo, naturalmente, rispondendo alla identica stessa logica, non possono che crescere. Certo. Perché se non crescono c'è qualcosa che non va.
possono né regredire né stabilizzarsi, devono, come l'economia deve crescere per forza. Deve per forza seguire questo trend. Il problema che adesso hanno un po' tutti i festival che sono effettivamente cresciuti è che sono arrivati al punto di rottura, ovvero su quel territorio, spazio temporale, non puoi caricarlo ancora di più. E dunque vedremo cosa accadrà. Vedremo, ne riparliamo fra 5 anni. Ne riparliamo tra un po'. Tra quando questo punto di rottura, che è già raggiunto, secondo me, verrà questa rottura, allora vedremo se sarà possibile regredire, ma questo vale per l'economia in generale e per il territorio in generale, no? Perché se la congestione crea sviluppo, però puoi congestionare fino a un certo punto. E a proposito di congestione che diventa sviluppo e di nord-est, c'è un passo che a me ha divertito moltissimo nel libro, in cui tu fai un esempio, parli moltissimo di Vicenza. Beh, come dire, il mandato era quello, la commissione, no? Di scrivere il mio territorio. Dopo ho sforato per sì, effettivamente il territorio è anche altrove, anche a Roma, insomma, dove vivo. E parlando di Vicenza, tu giustamente dici abbiamo il passato, questo passato che ci sovrasta, la cultura che nel nord-est è assolutamente presente, però non se ne parla perché si parla sempre di un territorio xenofobo o presunto tale. Anche lì la questione è sempre marketing, la problematica, capito? Per cui questo si tratta di marketing culturale. Il marketing culturale, come tutti i marketing, il problema è che l'oggetto passa in secondo piano rispetto alla questione marketing. Esatto. Lui diventa una funzione e si rovescia la cosa. Io non sono contrario al marketing, ma il pericolo è di trasformare una cosa solamente nel modo in cui viene presentata. E allora bisogna chiedersi se è vero che tutto può essere trattato in questo modo. No. Esatto. No, sicuramente no. E quindi nella tua ricerca nel territorio, a quali conclusioni sei arrivato? È veramente un territorio xenofobo che produce, che ha solamente cultura del lavoro? No. Oppure è un territorio ricco anche di cultura che ha una... Xenofobia è strumentale, politica, guarda la questione di Roma adesso, viene fuori adesso non a caso, ma mi sembra una roba di una logica così evidente. Quando c'è una qualche crisi si sposta l'attenzione, è una delle cose, come dire, che pagano di più è gestire una paura di qualche tipo, no? Perché quella funziona sempre, lo fanno gli americani, lo fanno chiunque. Anche per deviare l'attenzione, tu dici su altro. Guarda, sai, così, ti sembra casuale, no? Hai in calo di sondaggi, batte l'attenzione lì sui rom e li caccia, certo. Fa un bel vortice mediatico, ma non sono mica i rom il problema. Il problema è che sai così era in calo di parecchi punti. Il nostro si è subito accodata perché paga, la Lega idem perché paga, e dunque in realtà che poi la percentualmente la criminalità sia andata veramente ai minimi storici, non è una battuta, è così, è relativo. Infatti parlano di paura percepita, come il caldo percepito d'estate, che è un'altra delle assurdità mediatiche, che è anche una delle grandi mode, vedo ultimamente, dell'estate. È marketing, sempre marketing. C'è il modo di presentare. Il slogan, la marketing, tutto diventa questo. Il problema è che diventa un soggetto, no? La confezione diventa un po' il... packaging, diciamo le parole giuste. Ma a me ha colpito questa cosa di Palladio. Dicevo prima, Vicenza, tu parli di Vicenza e dici c'è questo passato importante, per esempio prendiamo Palladio, se facciamo una ricerca su Palladio sul sito di Pagine Gialle, in Google eccetera, quello che ci compare è due punti e poi due pagine e mezza di pizzeria Palladio. Di ditta che ha questo nome. Ecco, quindi come vedi questo rapporto fra territorio, la cultura importante nel Veneto che la precede e poi in realtà la produzione, quindi la cultura è solamente un insegna da dare a un'agenzia immobiliare, oppure pensi che il Veneto sia a questo punto oppure c'è altro? No, non è il Veneto che è a questo punto, è il mondo che è un po' a questo punto, poi l'Italia è un modello, no, di tutto questo, di quello che è un trend mondiale. Il nord-est è un modello, rispetto all'Italia è un altro modello, perché tutto si applica su un territorio più circoscritto, che non è definito però. E che ricetta per uscire, così concludiamo con un'idea per come uscire da questo? Io faccio il mio lavoro,
onestamente. Altro non saprei dire. Ok, allora anche noi facciamo il nostro lavoro, che è anche quello di chiudere le interviste. Salutiamo, grazie mille a Vittoriano Trevisan.